Non solo film, ma anche fiction e documentari. Cambia volto la Casa del Cinema di Roma con una nuova gestione ed una rinnovata direzione. Isabella Di Chio. Sarà un luogo delle radici e delle tradizioni, ma anche di ricerca. Una vetrina dove dare voce ai giovani, uno spazio di aggregazione di tutte le professionalità e avrà un rapporto privilegiato con i teatri di cintura. Questo è il cuore della nuova Casa del Cinema presentata a Roma. Apriamo una stagione nuova che ci auguriamo sia foriera di grandi riscontri positivi per la città, con un direttore straordinario che è Caterina D'Amico, con un programma di assoluto rilievo che soprattutto porta la Casa del Cinema ad aprirsi alla città da un punto di vista di programmazione e da un punto di vista di governance. Darà spazio anche al documentario e alla ricerca artistica. La mia intenzione è quella di farla crescere, se possibile, avendo una programmazione aperta anche a tutto quello che il linguaggio cinematografico regala al pubblico anche attraverso altri canali. La gestione della Casa del Cinema da oggi sarà a costo zero per l'amministrazione comunale e sarà inserita in tutte le principali attività culturali della città. Una seconda vita innovativa e dinamica per la Casa del Cinema l'ha definita l'assessore alla cultura della Regione Lazio, Fabiana Santini. Il debutto lunedì prossimo con Kim Rossi Stewart e il suo film Anche libero va bene. A metà marzo partirà la rassegna dei classici sul Risorgimento tra film e sceneggiati. Obiettivo è intensificare anche il rapporto con il cinema straniero.